Ha toccato molte città italiane l'operazione condotta dalla polizia dell'Aquila contro la cosiddetta mafia nigeriana. Il servizio di Fabrizio Feo. Spietati, sanguinari, capacità informatiche fuori dal comune. I mafiosi nigeriani del clan Black Axe, una tra le più potenti organizzazioni criminali del paese africano presente in tutto il mondo, avevano tentato di non dare nell'occhio dopo arresti e inchieste che negli ultimi 2 anni avevano colpito tutti i cult, così si chiamano i loro clan. Ma non per questo avevano smesso di fare affari, soprattutto truffe informatiche, riciclaggio di denaro sporco, anche attraverso la compravendita di bitcoin, poi traffico di stupefacenti, immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione. Lo Zonal Head, il boss 35enne delegato alla direzione del gruppo per l'Italia, aveva scelto di dirigere dall'Aquila tutte le operazioni di un'organizzazione gerarchica caratterizzata da aggressività e violenza, dotata di rigide regole di condotta. Le indagini della Polizia di Stato, la squadra mobile del capoluogo abruzzese, coordinata dalla Procura della Repubblica con la Direzione Centrale Anticrimine, hanno consentito di colpire l'organizzazione, eseguendo oggi 30 misure cautelari nei confronti di cittadini nigeriani dimoranti in Italia. 17 gli arrestati in varie città italiane, tra loro il boss. Quasi 100 i capi di imputazione contestati. Si tratta di un'organizzazione transnazionale che ha operato anche in diverse realtà, diciamo, di altre nazioni, cito gli Stati Uniti, la Germania, l'Inghilterra. Sono circa 300 i mafiosi nigeriani che nel corso dello scorso anno, dallo scorso anno ad oggi, la Direzione Anticrimine, Centrale Anticrimine ha colpito con diversi provvedimenti su tutto il territorio nazionale.